Sono il dottor Perazzini Pier Giuseppe, dirigo l'unità funzionale di ortopedia e traumatologia della Casa di Cura San Francesco dal 1990. L'artrosi di ginocchio compartimentale è una delle indicazioni, o la principale indicazione, con cui si può utilizzare una protesi monocompartimentale. Per artrosi compartimentale si intende un fenomeno di usura localizzato in un compartimento, mediale prevalentemente, laterale o femoro-rotuleo. Le indicazioni classiche con cui possiamo applicare una protesi monocompartimentale sono deviazioni minime, che va da uno 0 a 10 gradi di massimo di varo o di valgo, e un deficit di allineamento in estensione minimi, anche qui al di sotto dei 10 gradi. Queste indicazioni consentivano al chirurgo di utilizzare in circa il 10% dei propri casi di protesica. Dal 1990 in poi io ho utilizzato la protesica di ginocchio totale e parziale, la monocompartimentale. Inizialmente questa metodica è stata utilizzata con dei sistemi di allineamento tradizionali che consentivano una limitata precisione nel gesto, quindi difficoltà ad allineare correttamente la protesi, a bilanciarla esattamente, e pertanto, pur con dei risultati sostanzialmente buoni, si aveva la sensazione che ogni volta che si impiantava una protesi fosse la prima volta. Quindi difficoltà a creare un gesto ripetitivo, costante nella sua realizzazione, e quindi anche difficoltà nel confrontare un risultato con l'altro. Dopo gli anni 2000 si è iniziato ad utilizzare dei sistemi computer assistiti, che però avevano il vantaggio soltanto di essere una guida tridimensionale, intraoperatoria, che ti diceva esattamente gli angoli e i gradi con cui stavi realizzando un gesto chirurgico. Però le guide di allineamento sostanzialmente erano le tradizionali. Soltanto intorno al 2005, con l'avvento della metodica robotizzata, si è riusciti a compenetrare i vantaggi di una metodica computer assistita con quella della realizzazione dell'intervento chirurgico con un sistema robotizzato vero e proprio e con un'analisi pre- e intraoperatoria della stabilità legamentosa. Il tutto con la possibilità di realizzare un gesto chirurgico che ha delle caratteristiche di ripetitività e di precisione uniche nel suo genere. Il sistema robotizzato MACO, Rio System come viene definito esattamente, nasce utilizzando una serie di informazioni che vengono inserite all'interno del software del computer e che vengono acquisite preoperatoriamente attraverso un'attacca tridimensionale che riguarda l'anca, il ginocchio e la caviglia del lato da operare. Queste informazioni vengono poi elaborate all'interno del software e consentono di pre-pianificare, di fare un pre-planning che è in grado già di dirci staticamente quali sono le dimensioni, le taglie e le misure degli impianti che noi andremo a fare. Quindi conosciamo già prima sostanzialmente quale sarà il posizionamento della protesi che noi andremo a cercare e le taglie base su cui lavorare. Una volta preparato il paziente in sala operatoria e posizionato sul letto operatorio con l'ausilio di un leg holder, ossia di un assistente chirurgico, che sarebbe uno strumento che consente di tenere la gamba e l'arto in una posizione ben precisa, posizionando il laccio premo ischemico alla radice della coscia, ma non utilizzandolo, perché l'intervento chirurgico, grazie alla sua minima invasività, può essere eseguito in assenza di ischemia dell'arto e che dà anche dei grossi vantaggi in termini di danno vascolare all'arto stesso. Il giorno dell'intervento chirurgico noi come primo gesto posizioniamo dei trasmettitori e dei checkpoint sulle superfici ossee, i quali si interfacciano con un sistema infrarossi che è quello che in ogni momento dà al software la esatta posizione dell'articolazione e che consente al braccio robotizzato attraverso il quale il chirurgo esegue l'intervento chirurgico scolpendo l'articolazione nei punti in cui dovremmo andare a posizionare la protesi con una precisione assoluta, inferiore al millimetro è il rischio di errore che noi possiamo avere nel corso dell'intervento chirurgico. Durante la realizzazione dell'intervento chirurgico io ho la possibilità di dare e di raccogliere delle altre informazioni che sono fondamentali per realizzare correttamente il gesto chirurgico stesso, che sono esattamente lo spessore delle cartilagini, le quali vengono mappate attraverso dei sensori e attraverso una serie di acquisizioni sia di articolarità, quindi di movimento dell'articolazione, sia di stabilità, cioè
di tenuta dei legamenti stessi. Quindi questo è l'unico sistema che consente di eseguire un impianto protesico testando e dando dei parametri visibili in un grafico che indicano la tensione o la lassità dei legamenti e che quindi ci consentono di bilanciare, di eseguire un intervento chirurgico compensando i difetti di lassità o di tensione che l'articolazione ha. La metodica MACO è pertanto in grado di consentire al chirurgo di realizzare un intervento chirurgico con una grande precisione, con un risparmio di tessuti in quanto viene fatto tutto attraverso una fresa estremamente poco invasiva, in accordo con la filosofia della mini invasività, tanto è vero che già i risultati in prima e seconda giornata consentono di vedere i vantaggi di questo sistema. Il paziente non accusa dolore ed è in grado di muovere l'articolazione in tempi estremamente rapidi. Il sistema di protesica monocompartimentale riguarda sia il compartimento mediale, sia il laterale che il femore rotuleo. Le indicazioni di utilizzare una o più di queste soluzioni dipendono dal danno che il paziente ha. Questa filosofia è una filosofia di poca invasività, quindi di conservazione o preservazione di ciò che è ancora sano. Se inizialmente si identificavano nella fascia d'età dai 60 agli 80 anni i pazienti che dovevano essere sottoposti o potevano essere sottoposti a questa chirurgia, ora siamo arrivati a indicare chirurgie di questo tipo anche in pazienti di 30 anni o di 90 anni. L'impianto di una protesi monocompartimentale sostanzialmente nasce dal concetto di sostituire, rivestire un'articolazione sacrificandone il meno possibile le parti. Questo crea dei vantaggi che sono lo scarso sanguinamento, lo scarso danno tessutale e quindi la possibilità di un recupero estremamente rapido, rispettando in pieno la cinematica dell'articolazione, perché noi non andiamo a modificare il funzionamento di un ginocchio sostituendolo completamente e dandogli una biomeccanica diversa, ma andiamo ad adattarci alla sua meccanica. Importante è capire che questo gesto chirurgico deve essere il più possibile preciso e ripetitivo, in maniera che la metodica possa essere standardizzata. Questo è l'obiettivo che ci ha consentito di raggiungere il sistema MACO Rio, perché sostanzialmente tutti gli impianti che noi andiamo a fare hanno al termine un bilanciamento e un posizionamento pressoché similare, cosa che invece non accadeva con gli impianti precedenti, in cui il risultato era a volte molto buono, a volte totalmente imprevedibile. Un elemento fondamentale è il fatto che il paziente ha una scarsissima perdita ematica, pertanto questo ci consente di non utilizzare il predeposito, di non utilizzare il laccio emostatico durante l'intervento chirurgico e quindi di creare tutti quegli insulti ischemici che sono molto frequentemente la causa di un rallentato recupero post-operatorio.